Nuova edizione HR TV Week, bentrovati in nostra compagnia, sempre le fonti TV, sempre in diretta. Oggi parliamo, ed è un po' come una prepista, il taglio del nastro sostanzialmente, il ruolo dell'HR nei processi di M&A. E allora, quando si parla di un'operazione di merger and acquisition, la variabile risorse umane inevitabilmente è tra le più complesse e imprevedibili. Non rappresenta soltanto un asset essenziale di ciò che si acquista, ma da sola può contribuire al successo o all'insuccesso di un'operazione. Le ricerche Mercer dicono che il 75% dei deal, degli accordi, fallisce per aspetti legati alla gestione delle persone più che a magari aspetti economici, differenze nelle modalità di lavoro, di modelli di approccio, anche di leadership incompatibili, scarsa chiarezza ed efficacia della governance, difficoltà a trattenere o ad attrarre talenti, un'adeguata attività di supporto da parte dell'HR prima e dopo il processo di M&A, insomma, può e deve fare la differenza. Nel corso della nostra trasmissione, di questi nostri 60 minuti, grazie al contributo di Littler e di Mercer, svilupperemo alcuni degli aspetti HR trainanti nella riuscita del processo di merger and acquisition. In particolare, nella prima parte della trasmissione, parleremo degli aspetti da valutare e gestire prima della conclusione di un'operazione di questo tipo. Nella seconda parte invece, che cosa bisogna tenere conto a operazione avvenuta, perché insomma è vero che magari può essere complesso e delicata proprio l'operazione in sé di M&A, ma poi per certi versi il difficile o il bello viene dopo. Proprio su questa sfumatura riusciremo e cercheremo di concentrarci con i nostri ospiti che vi presento. E allora partiamo da Edgardo Ratti e Nicola Comelli, rispettivamente co-managing partner e associate di Littler Italia. Edgardo, Nicola, benvenuti. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Perfetto, vi vedo con un'immagine molto nitida, quindi il collegamento funziona bene, ovviamente incrociando le dita. E poi un saluto e un ringraziamento ovviamente per essere qui con noi a Simone Brero, Financial Services and M&A Leader, Mercer Italia. Simone, buongiorno anche a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. E allora io direi, se siete d'accordo, prima di iniziare la nostra conversazione cerchiamo di spiegare ai nostri amici a casa in maniera magari sintetica, se siete d'accordo descriviamo un po' di che cosa si occupa Littler Italia e Mercer Italia, insomma raccontateci in breve di che cosa si occupa insomma la società, l'azienda per cui lavorate e che rappresentate. Non so se Edgardo e Nicola vogliono giocarsela alla morra, ma insomma chiedo a uno dei due velocemente di raccontarci un po' di che cosa vi occupate. Prego. Littler è uno studio legale specializzato nel diritto del lavoro, quindi si occupa dell'assistenza in favore delle aziende, sia multinazionali che nazionali, di diritto del lavoro e di diritto sindacale. Una tematica quest'ultima che è abbastanza importante e che molto spesso rischia di essere sottovalutata, ma che come le esperienze anche recenti in tema di coronavirus ci insegnano che è veramente strategica. Infatti la collaborazione fra azienda e sindacato è un perno su cui evidentemente si fonda una corretta gestione del business e il buon andamento di un'azienda. Noi ci occupiamo soltanto di questo, il nostro perimetro è ovviamente questo, siamo uno studio specializzato e siamo innamorati del diritto del lavoro e sempre sul pezzo, perché il diritto del lavoro porta con sé sempre molte molte evoluzioni, come tutti sappiamo e come immagino che anche tu ti occupi da giornalista. Beh, hai già messo parecchie cose sul piatto, anche argomenti che poi andremo a sviscerare nel corso della nostra chiacchierata. Insomma, hai citato i sindacati, hai citato il coronavirus, che ovviamente è uno dei market, è il market mover attuale sia a livello finanziario, ma anche sia un elemento insomma da considerare nell'ambito della M&A. L'amore verso il diritto mi ha fatto pensare a Tom Hanks in Philadelphia, che dice "io amo il diritto" all'interno del film, in cui si parla anche di temi legati, soprattutto legati alla legalità. Andiamo da Simone Brero, che ci racconta anche lui in breve di cosa si occupa Mercer Italia. Simone. Grazie. In breve, Mercer è una società di consulenza che fa parte di un grande gruppo internazionale, si chiama Marshall McLuhan Companies. Abbiamo diverse linee di business, però aiutiamo i nostri clienti sostanzialmente in tutte le aree che riguardano la gestione, lo sviluppo delle risorse umane, lo sviluppo dell'organizzazione,
e in questo frangente particolare, questa mattina con Littler, in una delle nostre practice, che è quella del supporto alla funzione HR in particolare, ma l'azienda nel suo complesso, alle operazioni di M&A. Abbiamo anche l'altra linea di business, che sono il supporto alla gestione strategica degli investimenti e tutto quello che è l'area che anche possiamo chiamare di total reward, che fa parte della gestione dei benefit quindi della loro ottimizzazione nel rapporto tra l'azienda e le persone. Simone, io rimango da te per cominciare la nostra chiacchierata. L'ho detto in apertura, ovviamente nell'ambito di un'operazione straordinaria come l'M&A, gli aspetti economico-finanziari sono prioritari, devono ricevere il giusto livello di attenzione. La stessa enfasi però non c'è, almeno questa è l'apparenza, o questo probabilmente è quello che accade, attenzione rivolta ai temi legati alla gestione delle persone e di conseguenza al contributo delle funzioni HR al successo dei processi di M&A. E allora, il punto di vista di Mercer qual è su questo fronte? Sento un po' la responsabilità di rispondere alla prima domanda dell'evento di apertura dell'HR Week, mi fa molto piacere perché è un tema a cui teniamo personalmente io, Mercer, e in particolare farlo con i colleghi di Littler. Vediamo quanto alto metti l'asticella allora. Ma diciamo che hai anticipato tu che dal nostro osservatorio di consulenti e anche di ricercatori, diciamo così, i motivi per cui una strategia di crescita di deal a volte non dà i risultati sperati molto spesso accade per elementi che hanno un comune denominatore, che è quello legato alla gestione delle persone e quindi alla modalità di lavoro, agli stili di leadership, alla modalità in cui vengono prese le decisioni, anche al disegno dell'organizzazione nel suo complesso, alla strategia di gestione dei talenti, e quindi che a volte mancano, non sono quelli giusti. Però dall'altro vediamo anche delle cosiddette best practices, cioè quando funzionano bene certi aspetti sono presidiati in maniera molto puntuale: l'attenta valutazione delle persone, delle risorse chiave, una strategia di retention, per esempio, di fare in modo che le risorse rimangano quelle chiave in azienda nel periodo critico e magari anche oltre, e una comunicazione, un'attenzione puntuale anche agli aspetti, diciamo, culturali. Avremo modo forse di approfondire questi aspetti. Questo determina una centralità della funzione HR. Lo dico in un momento in cui la centralità della funzione HR peraltro è sotto gli occhi di tutti, in un momento di crisi come questa, mentre quella del 2008 era un po' la crisi delle direzioni finanziarie, se vogliamo, semplificando, dei CFO. Adesso l'HR in prima linea con il Covid e ha chiamato a gestire situazioni complesse, molto sotto pressione e a volte anche drammatiche. E quindi questa doppia centralità di un processo M&A in questa situazione, come dire, mette l'accento ancora di più sulla centralità dell'attività della funzione di risorse umane. Quello che riteniamo in Mercer e aiutiamo i clienti a fare, parlando, come avevi anticipato tu, un po' di quello che avviene prima di un deal, diciamo in tempo di pace, quando i deal magari non sono ancora neanche individuati, ci sono una serie di attività che la funzione di risorse umane può e deve fare dal nostro punto di vista, di preparazione intanto, c'è tutta un'attività di formazione, per esempio le risorse che fanno parte o di un team HR stabile, se c'è, oppure che presumibilmente verranno chiamate a far parte di una squadra che poi contribuirà al successo del deal, e quindi interventi di formazione, peraltro recentemente abbiamo anche sperimentato in modalità virtuale con buoni risultati, e anche la costruzione dal nostro punto di vista di quello che chiamiamo un HR playbook, cioè di un documento il più possibile efficace e snello, chiaro, che in qualche modo prepari prima dell'azione quelli che sono tutti gli step procedurali, gli attori da coinvolgere, gli strumenti da utilizzare per la gestione delle attività pre-closing e post-closing, in modo tale che la questione delle risorse umane si trovi pronta a rispondere, a reagire e a incontrare, diciamo così, le aspettative di quello che è il team
dell'M&A, inteso in senso più ampio. Una sorta di sceneggiatura, questo playbook, praticamente. Bravissimo, è un'ottima definizione, la farò mia e la utilizzerò. È una sceneggiatura che si costruisce prima, in modo tale che poi l'atteggiamento della funzione di domani non sia reattivo, magari un po' concitato, ma pianificato il più possibile. Quindi deve essere flessibile, perché deve adattarsi a diverse tipologie di deal, scalabile, no? A diverse dimensioni, e però accurato e sufficientemente articolato da, come dire, poter coprire tutte le aree più importanti del fondamentale contributo della funzione a questo tipo di operazioni. Chiaro, tu poi parlavi di in tempo di pace, a questo punto un po' la quiete prima della tempesta, poi ovviamente è una tempesta che può anche essere perfetta, nel senso che appunto poi se il deal avviene nel migliore dei modi, insomma a quel punto è uno storming ovviamente positivo in qualche modo. Rimango da Simone, restando all'attività che devono essere svolte in preparazione, quindi la closing, quindi qui potrebbe tornarci utile ancora il famoso playbook / sceneggiatura. Hai menzionato il tema dell'HR due diligence, e allora gli obiettivi che si prefigge e i temi principali quali sono? Ecco, quali dovrebbero essere considerati? Quali temi principali dovrebbe considerare un'efficace due diligence dei temi legati alle persone? Quindi mettiamo insieme questi due aspetti. Diciamo che la due diligence è un aspetto, è un'attività ovviamente molto complessa che coinvolge tutto il team M&A, tutta l'azienda, diversi attori che fanno parte, sono interni, sono esterni, ci sono gli advisor. Va da una due diligence di alto livello a una lettera di intenti, la due diligence più specifica, gli accordi di acquisto e fino al closing. Quindi sono step diciamo che possono richiedere anche mesi, e in generale la due diligence risponde un po' alla domanda che cosa abbiamo bisogno di sapere per intanto verificare che questo deal abbia un senso e poi come portarlo a termine nel migliore dei modi. Ed è la domanda che dovrebbe porsi anche una funzione di HR, da questo punto di vista. Cosa abbiamo bisogno di sapere da un punto di vista di come le risorse sono gestite, di come l'organizzazione funziona, eccetera, eccetera. Diciamo che in estrema sintesi una due diligence HR, come la diligence nel suo complesso, serve a più che altro identificare aree di criticità, diciamo, no? E alzare la mano con le red flag quando c'è qualcosa che non va, più che a incensare aspetti estremamente virtuosi, e quindi identificare rischi, liabilities, potenziali costi nascosti, diciamo così, e quindi con un focus molto importante sui temi finanziari. In questo senso le HR in questa fase, ma anche nelle successive, soprattutto qui, lavora in stretto contatto e in stretta collaborazione ed è anche un fattore di successo con la direzione finanziaria e con le altre funzioni coinvolte. Questo è un aspetto che vorrei sottolineare per non dare l'impressione che l'HR lavora nella sua stanzetta, fa il suo mestiere e poi produce un risultato che altri guardano. È un lavoro estremamente, come dire, a n mani, ecco, questo della due diligence. E poi determinare anche delle potenziali criticità o sfide che molto probabilmente verranno incontrate nell'arco dell'integrazione, del processo di integrazione, perché ci sono differenze, perché alcuni aspetti delle politiche non sono allineati, e quindi si anticipano con la due diligence una serie di, chiamiamoli, ostacoli o sfide, challenges che si troverà ad affrontare. La collaborazione con finance. Mi chiedevi delle cose principali da evidenziare. È chiaro che c'è un primo momento in cui il contributo dell'HR va nella direzione di quello che è un rafforzamento e una conferma della tesi del deal. Lo facciamo perché strategicamente dobbiamo fare questo e questo e questo, e perché dal punto di vista economico e finanziario ha senso, quindi l'analisi sui salari, sui bonus, sui costi dei benefit, tutto l'aspetto che contribuisce all'EBITDA o comunque a indicatori di redditività, o all'indebitamento, no? Quindi una volta che abbiamo pagato tutti gli obblighi o assumendo di averli pagato, cosa rimane in termini di asset per l'azienda? Questo contribuisce, diciamo così, a
determinare il prezzo del deal. Quindi l'HR dà un contributo fondamentale a un aspetto complessivo che è quello di valutazione. Poi ci sono aspetti più specifici, mi limito a citarne alcuni, forse approfondiremo con i colleghi di Littler. Gli aspetti dei benefit, ho citato che Mercer è attivo in questo senso, è uno dei nostri focus principali, ovviamente i piani pensione per esempio, o i benefit assicurativi, le coperture. Ci sono obbligazioni o debiti che non sono coperte da accantonamenti, ci sono problemi di compliance con la normativa, ci sono differenze fondamentali tra l'offerta benefit del buyer e del seller, di chi acquista o di chi compra in questo tipo di deal. Un'altra area fondamentale è quella della remunerazione, sia intesa in remunerazione per la generalità dei dipendenti che per le modalità e gli accordi di remunerazione della popolazione executive, cosiddetta, quella del senior management, quindi piani di incentivazione di lungo termine, famose stock options per esempio, se ci sono, quante sono in the money, sono out of the money, ci sono differimenti di retribuzioni importanti, no, che devono essere pagati magari nei prossimi anni che non sono adeguatamente finanziate, o bonus garantiti, tutta una serie di aspetti legati agli accordi specifici con la popolazione executive. E chiudo dicendo che ci sono poi una serie di aspetti che per Mercer sono fondamentali, che sono guardare le politiche HR, le politiche di severance, quindi di pagamenti di uscita, ma anche quelle di gestione, diciamo, delle maternità, le strutture interne, io le chiamo infrastrutture HR, come sono fatti il grading o le strutture retributive, e l'aspetto della cultura. Vedremo, se abbiamo tempo ne parleremo, che la cultura va analizzata poi a cavallo del deal e anche poi nell'integrazione, ma anche in fase di due diligence c'è una possibilità che noi consigliamo caldamente di fare un primo check, una specie di baseline, punto di partenza culturale, per capire se ci sono differenze che possono portare eventuali ostacoli nel proseguo dell'operazione. Edgardo Ratti e Nicola Comelli, come giudichiamo, insomma, questo avvio, questo intervento, insomma, che ha fatto Simone, dato che diceva aspetta a me aprire le danze, che abbiamo qualche red flag o è promosso, insomma? Devo dire che mi trovo molto nelle parole di Simone, ma soprattutto nel senso più profondo di esse, cioè nel mood che trasmettono. I consulenti devono sempre essere di più, ai nostri tempi, dei partner di business delle aziende. Per fare questo devono essere dotati ovviamente di competenze tecniche, ma anche a volte, come dire, avere un po' di sensibilità e conoscenza del business aziendale, per cercare di ragionare a 360 gradi con tutte le funzioni aziendali coinvolte e magari saper essere propositivi e porre anche all'interlocutore aziendale qualche domanda in più o allargare il perimetro delle indagini, avendo a mente ovviamente i propri aspetti tecnici, ma anche avendo a mente gli obiettivi di business che si prefigge l'azienda. E questo l'ho ritrovato nelle parole di Simone, ma non ne dubitavo, infatti l'evento è un evento che ci vede, come dire, compartecipi, perché si ha evidentemente una sensibilità e una filosofia simili. E questo, secondo me, è un primo punto interessante di riflessione per noi, come la nostra professione si sta sempre adattando e sempre di più ci è richiesto di interagire con molte figure professionali ed avere, diciamo, una competenza non solo tecnica, ma anche un pochettino più di ampio respiro e un certo tipo di sensibilità per le tematiche di business. Competenza, sensibilità anche in virtù degli strumenti che si hanno a disposizione, e nella fase di due diligence cerchiamo di capire l'incidenza e l'importanza degli strumenti di retention e che cosa si intende. Partiamo proprio da qui, insomma, dalle basi per strumenti di retention. Rimango su Edgardo Ratti. Questo è ovviamente un mondo, è un mondo molto affascinante, perché la retention ha un peso fondamentale, proprio perché le risorse umane sono un fattore imprescindibile di successo nelle operazioni di M&A e più in generale ovviamente di corretta conduzione di un business e di un'azienda. Quindi la retention è un qualche cosa che è un obiettivo primario,
e che va indagato ovviamente in fase di due diligence per capire qual è innanzitutto il clima aziendale interno che vi è nell'azienda target, per capire quali chance ci sono di trattenere il personale e ovviamente in particolar modo le cosiddette key people, ma si può dire con quella sensibilità che deve connotare il lavoro di tutti, può essere la due diligence sulla tematica della retention. Non soltanto un momento cronistico, ma anche magari un momento di riflessione per poi, in una fase 2, implementare magari ancora di più questi strumenti di retention. Strumenti di retention ve ne sono moltissimi. Simone giustamente prima accennava ai piani stock option, piuttosto che a determinate coperture assicurative, piuttosto che a piani pensionistici. Potrei aggiungere piani di welfare aziendale, ovviamente, che sono, come dire, molto stati rilanciati anche a fronte di una normativa evidentemente che li favorisce sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista contributivo, due concetti che vanno di pari passo. Così come anche ovviamente una tematica di grande attualità è quella dello smart working. Poi ci sono anche elementi, diciamo, più cogenti, tra virgolette, cioè ci sono strumenti contrattuali come magari i patti di stabilità e i patti di non concorrenza, che servono proprio a vincolare, a creare un vincolo contrattuale assistito magari anche da delle penali con i lavoratori che sono ritenuti dei lavoratori chiave delle risorse importanti per l'azienda. Ma di sicuro questi strumenti possono funzionare tanto in quanto si sia costruito un clima positivo, e quel clima positivo sicuramente lo andiamo a costruire anche in maniera positiva e propositiva, dando degli strumenti che possono aumentare la fidelizzazione dei dipendenti, perché ne possono aumentare la soddisfazione in termini sia economici sia in termini di qualità di vita. Un concetto che molto spesso ai giorni d'oggi vale quasi di più dei denari. Nel senso che la qualità di vita non sempre passa dal denaro, ma passa ad esempio anche da una possibilità come può essere quella dello smart working, di conciliare meglio i tempi e le esigenze della vita privata o comunque familiare con quelle della vita lavorativa. E abbiamo visto come anche prima dell'esperienza Covid, lo smart working fosse soprattutto per una parte di popolazione. Si pensi magari alle lavoratrici madri, ma si pensi anche a quella larghissima fetta di lavoratori che vivono fuori dalle grandi città e per recarsi in ufficio hanno un onere tutti i giorni di sopportare magari un paio d'ore di trasferimenti. Ecco che per questa fascia di popolazione certamente è fondamentale lo smart working. Quindi una buona due diligence si deve interrogare circa questi punti, deve fotografarli in maniera molto, molto puntuale, capire anche se ci sono dei margini di sviluppo. Perché poi in fase 2, cioè post-closing, si può proprio ragionare di implementazioni virtuose. La buona due diligence deve ovviamente anche fare una fotografia dal punto di vista tecnico invece di quelli che sono gli strumenti contrattuali cogenti, come ad esempio i patti di stabilità e i patti di non concorrenza, per capire se esistono, perché a volte ci sono degli aspetti delle realtà un po' destrutturate che sono carenti sotto questo profilo, B, se esistono. Se sono affidabili, cioè se hanno una tenuta, perché sappiamo che molto spesso si fa conto e affidamento su degli strumenti, dopo quando si va a vedere le patuizioni come sono scritte, si scopre che così forti come si immaginava non sono, e si è magari fatto un falso affidamento sulla loro tenuta. Faccio solo degli esempi senza poi entrare in troppi tecnicismi, perché se no ci vorrebbe un trattato di diritto del lavoro, ma molto spesso ci sono dei patti di stabilità, soprattutto unilaterali, quindi dove il vincolo alla stabilità, alla permanenza del rapporto è posto soltanto nei confronti del lavoratore, che non sono remunerati. Ecco che qualche perplessità sulla tenuta di questi ci si potrebbe legittimamente porre. E così ancora molti patti di non concorrenza, di non compete, che vietano per il futuro, post cessazione del rapporto, di lavorare in concorrenza, sono remunerati tramite un compenso che è pagato in costanza di rapporto, ma essendo pagato in costanza di rapporto è proporzionale alla durata del rapporto stesso, la quale ovviamente non è a prioristicamente determinabile, quindi c'è una sorta di area circa il quantum finale di questo corrispettivo che per buona parte della giurisprudenza
potrebbe essere considerato un vulnus alla tenuta del patto stesso. Così come dei patti che si fanno molto pesanti, quindi con un perimetro molto ampio, vuoi in termini di portata territoriale, vuoi in termini di portata temporale, vuoi in termini di oggetto, i quali si confida siano dei patti blindati perché molto pesanti, molto stringenti, ebbene no, un buon patto è molto più snello, è molto più centrato alle attività effettivamente che si vogliono interdire, perché diversamente sono dei patti che possono essere considerati nulli perché vietano tout court l'attività lavorativa del lavoratore o comunque non sufficientemente compensati avendo a mente l'ampiezza del perimetro. Quindi il suggerimento è sempre quello di fare un patto di non concorrenza che sia centrato, che abbia un corrispettivo importante e questo proprio ai fini della tenuta del patto di non concorrenza per non incorrere poi in sgradite sorprese allorquando si voglia attivare il patto e poi vengano poste tutta una serie di legittime eccezioni. Beh, a proposito di patti, per quanto riguarda sempre la due diligence, c'è anche la questione degli aspetti sindacali. Occorre fare focus anche su questi aspetti, immagino di sì, e cerchiamo anche di capire i motivi, sempre Edgardo Ratti. Assolutamente sì, la tematica sindacale è una tematica fondamentale perché è un po', se vogliamo usare una similitudine, è il termometro del clima aziendale. Ci fa capire che clima si respira all'interno dell'azienda, ci fa capire in che direzione va dall'azienda, perché gli accordi firmati ci dicono molto, ma ci dicono ancora di più le trattative aperte, le trattative pendenti e le istanze avanzate dal sindacato. Perché in un mondo virtuoso si immagina sempre che le istanze sindacali siano poi le istanze più che a livello politico del sindacato, dovrebbero essere le istanze della popolazione aziendale. Quindi, sulla base di questo presupposto, è fondamentale capire quali sono i dialoghi aperti con il sindacato in un'azienda e quali sono le aspettative sindacali. Perché per esse passa sicuramente la pace sociale e passa la possibilità di instaurare una collaborazione col sindacato che, anziché essere un soggetto, diciamo, antitetico rispetto all'imprenditore e all'azienda, deve essere un soggetto che, pur portatore, non ce lo nascondiamo, di valori e di interessi che a volte vanno contro quelli strettamente aziendali, però siamo sempre comunque dalla stessa parte e ci vuole una sana collaborazione, soprattutto in questi momenti, perché l'esperienza coronavirus credo che abbia insegnato quanto sia importante la collaborazione fra azienda e sindacato. Ad esempio, da ultimo, un tema di sicurezza sul lavoro di cui poi parlerà il collega Comelli. Proprio la collaborazione viene posta dal legislatore come uno dei punti cruciali. Molto spesso il legislatore dice: signori, fate voi a livello aziendale perché io avrei una visione naturalmente più astratta, meno centrata sul caso concreto, sulla fattispecie concreta aziendale, quindi fate voi. Responsabilizza molto spesso il legislatore le parti, quindi il datore di lavoro da una parte e il sindacato dall'altra. Ecco perché la tematica sindacale è una tematica importante e vedremo che questo tornerà anche nella fase 2, che sarà oggetto del nostro successivo dialogo dopo la giusta pausa pubblicitaria, nel senso che quando si parlerà di riorganizzazione aziendale, di possibile duplicazione delle figure, il ruolo del sindacato è fondamentale e lì si scoprirà se il datore di lavoro, l'azienda, è riuscita a creare una buona relazione, perché se è riuscita a creare una buona relazione, sicuramente avrà un dialogo più facile in un momento molto potenzialmente delicato per l'azienda come quello di una riorganizzazione aziendale. Torno però al tema della due diligence. Quindi la due diligence deve fotografare quello che è non soltanto, diciamo, la cronistoria degli accordi firmati a livello aziendale, ma anche cercare di dare una rappresentazione delle dinamiche sindacali presenti in quell'azienda. Cioè non deve fermarsi a un mero, seppur necessario evidentemente, quadro degli oneri economici sottesi agli impegni presi con i sindacati, ma dovrebbe anche, come dire, non soltanto supportare la funzione finance in questo, ma anche la funzione HR, fornendo una roadmap del percorso sindacale che si è fino ad oggi implementato in quell'azienda e magari di quello che ci sarà ancora da fare. E questo
secondo noi è il pezzo fondamentale. Guardare anche al futuro per spiegare meglio la funzione HR, quello che possono essere determinate evoluzioni. Questo è sempre un'ottica per la quale il consulente deve avere una certa sensibilità. Ecco il valore, diciamo, della specializzazione. Beh, insomma, il punto di vista diverso, quello dei sindacati, ma ovviamente per raggiungere il medesimo obiettivo, quindi ovviamente poi la bravura sta nel riuscire a riallineare tutto quanto nella medesima direzione. Chiudiamo allora, come suggeriva giustamente anche Edgardo Ratti, con Nicola Comelli, con il quale cerchiamo magari un po' di approfondire un tema attuale, e cioè quindi ci ricolleghiamo all'attualità, alla luce dell'emergenza Covid-19. Abbiamo parlato di smart working e questo ovviamente è un aspetto che ci permette di raggiungere tale obiettivo, ma insomma, che peso ha in fase di due diligence la valutazione della tematica correlata alla sicurezza sul lavoro? Com'è lì? Sì, ha una rilevanza molto importante proprio alla luce dell'attuale pandemia, perché se pensiamo per esempio alle attività di due diligence che facciamo noi giuslavoristi, che facevamo noi giuslavoristi prima della pandemia, comunque la nostra valutazione sugli aspetti della salute e sicurezza si concentrava molto su aspetti formali, per esempio sulla verifica della documentazione prevista dal decreto legislativo 81-2008, soprattutto nei casi in cui la target non operava in contesti particolarmente rischiosi dal punto di vista della salute e sicurezza. Oggi effettivamente è cambiato tutto, perché l'attività di due diligence anche sulla salute e sicurezza, scusate, deve necessariamente essere molto più profonda e molto più dettagliata anche per società che non operano in contesti particolarmente rischiosi dal punto di vista appunto della salute e sicurezza. Si pensi per esempio anche a un'attività, semplicemente un prestatore di servizi, un'azienda che svolge servizi, oggi ha delle policy, della una struttura, diciamo, relativamente alla limitazione dei rischi di contagio, che è necessariamente più complessa e deve essere valutata in due diligence. Noi nelle due diligence che stiamo attualmente svolgendo ci concentriamo soprattutto su due macro temi. Innanzitutto il tema della valutazione dell'implementazione poi pratica dei protocolli governativi sottoscritti dal governo e dalle organizzazioni sindacali a marzo e aprile di quest'anno. Questi protocolli elencano una serie di norme di fatto che devono essere rispettate dal datore di lavoro, e in una fase di due diligence dobbiamo capire poi tecnicamente, anche con magari interventi di persona nei locali aziendali, dobbiamo capire effettivamente come vengono implementate e quali sono poi i rischi che corre la target, anche perché poi questi rischi possono sfociare in liability davvero importanti, sia dal punto di vista poi di possibili danni differenziali, ma sia anche dal punto di vista reputazionale per l'azienda. E il secondo macro tema che stiamo affrontando è un tema che va a cavallo tra la sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro e la privacy, perché abbiamo visto poi nel corso di questi mesi che le due materie vanno di fatto a braccetto, e forse sono, diciamo, sono frutto di una sorta di dicotomia, cioè abbiamo da una parte l'obbligo, il dovere della tutela da parte del datore di lavoro previsto dall'articolo 2087 del codice civile, di tutelare appunto la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e dei collaboratori, ma dall'altro il datore di lavoro è anche responsabile del mantenimento appunto della riservatezza dei dati e della tutela dei principi generali della privacy. Questo lo vediamo soprattutto, per esempio, in quest'epoca pandemica, nelle policy di accesso ai locali aziendali. Per esempio, pensiamo alla misurazione della temperatura corporea. Questo ovviamente ha degli impatti dal Certo. punto di vista della salute e sicurezza, ma anche ovviamente dal punto di vista privacy. E sempre sulla privacy, ovviamente,
dobbiamo stare molto attenti in fase di due diligence, perché qui le sanzioni sono molto rilevanti sia dal punto di vista monetario, ma anche qui anche dal punto di vista reputazionale. Quindi in definitiva, secondo me, ormai a prescindere dall'area produttiva in cui l'azienda opera, la due diligence in tema di salute e sicurezza, ora durante la pandemia, ma anche nei prossimi mesi, perché ovviamente ci siamo capiti, questa cosa non è che non finisce oggi, non finirà nel brevissimo periodo, la due diligence è davvero molto importante, è molto tecnica e molto approfondita. E allora il ruolo delle human resources, dell'HR nei processi di M&A, mergers and acquisition, quindi insomma passaggi di proprietà e fusione, questo è il tema del primo appuntamento HR TV Week sulle fonti TV. Ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità, al rientro la seconda parte del nostro speciale, restate con noi. Bene, rieccoci di nuovo in diretta a HR TV Week, parliamo del ruolo dell'HR nei processi di M&A, seconda parte del nostro speciale, della nostra diretta in compagnia di Simone Brero, Financial Services and M&A Leader Mercer Italia, e poi Edgardo Ratti assieme a Nicola Comelli per quanto riguarda Littler Italia. Allora, in questa seconda parte cerchiamo di capire quello che succede dopo, insomma, sostanzialmente, dopo nei mesi successivi al closing. Mi viene in mente quelle trasmissioni in cui arriva ovviamente sono due cose diverse, ma in cui arriva il MasterChef, diciamo così, sistema il locale che va male o che comunque ha bisogno di una rinnovata, lui è presente il primo giorno, va tutto bene, poi se ne va, e però a quel punto nei mesi successivi la cronaca insomma ci ha raccontato anche di alcuni locali, di alcuni comunque ristoranti che non sono andati poi così bene, come a dire, a volte il difficile comincia subito dopo l'accordo, insomma il deal, ma poi ovviamente dal difficile questo non vuol dire che si arrivi a che i risultati non arrivano, insomma magari è solo questione di tempo. E allora ripartiamo da Simone. Fatta l'operazione, il processo di integrazione deve essere sviluppato in tutte le sue componenti. Quali sono, Simone, le priorità di intervento in ambito HR nelle settimane e nei mesi successivi al closing? Grazie Giacomo, hai parlato di primo giorno ed è interessante, perché chi si è occupato di M&A e di deal sa che il day one è un momento, diciamo, importantissimo di discrimine tra quello che è successo prima e quello che succederà dopo. E tutte le fasi preparatorie poi di priorità dell'attenzione HR che seguono il closing sono molto orientate a fare in modo che il primo giorno, quando c'è una effettiva integrazione delle due componenti, tutto funzioni. E io e noi come Mercer normalmente interveniamo e cerchiamo di aiutare i clienti intanto a costruire, diciamo così, un PMO, un ufficio di project management, quindi proprio strutturare il team, chi ne fa parte, quali sono i ruoli. Può essere un team centralizzato, per cui c'è una responsabilità autonoma molto, molto forte, presidiata all'interno della società. Può essere più distribuito, magari in deal che riguardano una specifica business unit o una geografia particolare, in cui c'è un team che magari in un altro paese o in due o tre paesi, oppure può essere anche molto outsourced e quindi con un uso anche molto intenso di partner esterni, di advisor, emerso come lì, come altro. E poi costruire una roadmap, ne parlava prima Edgardo in termini diversi, ma qui è un tema di proprio costruire quelli che sono le cose da fare e in che tempi farli, per arrivare al giorno 1 in cui, diciamo, le cose funzionano e quantomeno i sistemi non vadano in crash. E poi a 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 100 giorni, diciamo così, e anche oltre. Quindi andare proprio a verificare e a pianificare l'attività in modo il più possibile puntuale, comprese le opportunità di sinergia che normalmente sono associate a un'operazione di questo tipo, che vanno pianificate e monitorate nel tempo. E poi ci sono delle aree di intervento che noi consideriamo prioritarie e che dovrebbero essere affrontate fin dall'inizio. L'ho accennato prima al fatto di una valutazione delle risorse chiave, dei talenti, dei leader, ed è un'attività che va
tendenzialmente fatta un po' a cavallo del closing, qualcosa prima, qualcosa dopo. Si fanno spesso, noi consigliamo di fare delle interviste alla leadership per inquadrare elementi critici prima del closing, ma poi è un'attività che può e deve andare avanti quando poi si selezionano le persone per la nomina nei vari ruoli e poi si dà seguito, diciamo, all'appointment. E gli strumenti sono tanti di questo assessment, ci sono tante parole inglesi in questo mondo, è così, si parte da M&A e HR, me ne scuso, ma le usiamo forse in maniera anche eccessiva, però l'assessment di risorse chiave per noi è un aspetto fondamentale anche del nostro business, in cui si usano diversi strumenti, l'intervista, test psicometrici, immaginate anche la crescita che ha avuto un utilizzo di strumenti virtuali, di virtual assessment center in questo periodo, soprattutto per ovvi motivi, che vanno poi pianificati a seconda di quello che è la roadmap di cui parlavo prima. Alcuni tendenzialmente utilizzati prima e alcuni magari dopo, però diciamo è un aspetto essenziale, perché abbiamo visto all'inizio che un tema di incompatibilità di comportamenti di leadership in termini di competenze, valori, orientamenti è veramente alla base di molte problematiche in termini poi di riuscita del deal. Accennavo prima al tema del total reward, chiudo velocemente. Sì. C'è stato un momento in due diligence in cui si è analizzato quali che sono i benefit, quali che sono le differenze nelle retribuzioni a diversi livelli. Questo è il momento di pensare a una armonizzazione, oppure a una non armonizzazione, perché se io ho comprato un asset posso pensare di tenere separate, se io faccio un deal di azioni di stock voglio invece un'integrazione completa, no? A seconda di qual è la tesi del deal, il grado di integrazione di questo tipo di politiche di total reward, e mi riallaccio velocemente a quello che diceva Edgardo, non di solo denaro, di dell'uomo, qui è la donna, qui si parla di total reward perché il welfare, il tema dei benefit in senso lato, soprattutto riguardo, no, alle esigenze che adesso le persone sentono magari anche più di prima, è ovviamente fondamentale, quindi un approccio complessivo, e definizione del grado di armonizzazione più o meno ampio, selezione dei vendor esterni, ottimizzazione in termini di costo, ma anche l'impatto per le persone. E poi accenno solo al piano di comunicazione e di ingaggio delle persone che fanno parte del team di lavoro, ma anche di tutti i dipendenti impattati in qualche modo dall'operazione. Tante parole straniere, diceva Simone, ma una parola italiana è una delle parole chiave del deal, del dopo deal, insomma del post deal, ed è sinergia. E qui vado da Nicola Comelli, perché ovviamente poi si ha a che fare con un personale da gestire, un personale magari che appartiene a diversi contratti collettivi tra loro, insomma, e quindi la gestione diventa comunque una questione delicata ma di fondamentale importanza, perché si parla comunque di integrazione stretta e una disciplina dei rapporti di lavoro che non può essere messo in secondo piano. E allora, da questo punto di vista, come si gestisce una situazione del genere, Nicola? Sì, perché è vero, l'obiettivo stesso poi del deal è l'integrazione, perché poi con il deal, con l'integrazione, noi, le società, acquistano efficienza, acquistano rapidità di decisione, quindi l'integrazione ovviamente è fondamentale, però presenta determinate incognite e aspetti piuttosto difficili da gestire. Noi vediamo che ci sono due grandi aree sostanzialmente. Se noi abbiamo un deal, uno share deal, e continuo a utilizzare parole inglesi, scusatemi, ma lo share deal tipico, cioè un'azienda che acquista semplicemente le quote azionarie di un'altra azienda, qui l'integrazione di fatto è un po' più formale sostanzialmente, meno profonda, però non meno importante, perché noi lo vediamo spesso con i nostri clienti stranieri. La prima cosa che ci dicono è che vogliono avere sostanzialmente tutte le policy internazionali applicate anche in Italia, tutti per esempio i template di contratti di lavoro uguali per tutti, e poi ovviamente questo crea non poche difficoltà poi nella realtà italiana, perché molto spesso noi non riusciamo ad applicare in toto per esempio contratti di lavoro americani in Italia, chiaramente.
Però ecco, questo è una fase di integrazione molto importante. Noi come consulenti cerchiamo di farlo nel modo più efficiente possibile, perché non possiamo certamente dire semplicemente no a qualsiasi tentativo, no, di integrazione con modelli, per esempio, stranieri in Italia. Dobbiamo cercare di fare un'attività proprio di integrazione. E questo ovviamente è importante da dire. Dobbiamo anche accompagnare un po' il cliente, soprattutto negli share deal, nel fargli capire che comunque in Italia ci sono anche dei temi dal punto di vista, per esempio, di centri unici di imputazione, di salute e sicurezza, di somministrazione di lavoro, di potenziali temi di somministrazione di lavoro, quando magari un cliente straniero gestisce due società in Italia con il medesimo management, per esempio. E questi sono tutti aspetti che sono davvero importanti nell'integrazione. Poi ovviamente c'è l'integrazione poi più profonda, che è originata dall'asset deal, chiaramente, quindi dal subentro di fatto dell'acquirente in tutti i rapporti giuridici del venditore. E qui, come accennavi tu, il tema dei contratti collettivi è molto importante, perché secondo noi proprio anche nella definizione della roadmap, dell'HR roadmap a cui Simone faceva riferimento, il cliente deve avere ben chiaro come vuole gestire i contratti collettivi, ovviamente con la nostra consulenza, con il nostro aiuto, perché certamente l'obiettivo di lungo termine deve essere quello di un'integrazione totale, cioè i dipendenti devono essere gestiti tendenzialmente con le stesse regolamentazioni, quindi con gli stessi contratti collettivi a seconda del livello, quindi territoriale, aziendale oppure ovviamente nazionale. Poi anche nel caso dell'asset deal comunque è molto importante la gestione poi formale dell'integrazione, perché per esempio da ultimo, proprio qualche settimana fa, nell'ambito di un'operazione che abbiamo condotto, uno dei più grandi temi del nostro cliente era quello di uniformare i job title di tutti i dipendenti nell'integrazione. Sembra una cosa piuttosto banale, però non lo è, perché a parte che in Italia c'è il 2103, che adesso diciamo ci lascia un po' la rete un po' più larga, ci lascia un po' più di margine di manovra, però comunque implica dei temi che dobbiamo affrontare per esempio nell'integrazione dei job title. E questo è un'attività secondo me molto importante, perché poi effettivamente anche formalmente è l'attività che crea veramente l'integrazione, cioè tutti i dipendenti sono all'interno della stessa azienda con la medesima struttura di job title, però ovviamente, come vi dicevo, crea dei problemi dal punto di vista anche del 2103. Beh, è interessante comunque vedere che è vero, stiamo citando molte parole straniere, però le parole chiave continuano ad essere italiane, secondo me, perché da sinergia siamo passati con Nicola Comelli a integrazione, e sull'integrazione vado da Edgardo Ratti, perché a volte i deal, insomma, non c'è sempre l'happy end, a volte possono rischiare di fallire anche i risultati prefissati in termini di business a causa di quelle che sono le sovrapposizioni di figure professionali. Adesso non so se è il caso in cui il posto, la figura è uno, ma i dipendenti o comunque le figure professionali appunto sono due, come a dire uno di troppo, due grandi pesci nello stesso acquario. Però al di là dei modi di dire, gli strumenti ci sono per gestire una situazione? Ovviamente parliamo sempre in ambito di HR. Edgardo. Giacomo, un tema cruciale, un tema fondamentale, che poi è un po' il nostro core business, quello delle riorganizzazioni aziendali. Ovviamente non ci stupiamo del fatto che un buon processo di M&A porti una integrazione, ma possa anche portare una fisiologica, direi, ridondanza, o meglio sovrapposizione di personale. Quindi si scopre che c'è un esubero. Ci possono essere varie, appunto, soluzioni e modalità per approcciare questo tipo di situazione, che è disfunzionale evidentemente. Possono essere da delle modalità più o meno traumatiche. Molto spesso ciò che si fa ed è vincente è proprio un mix di soluzioni, da quelle più, diciamo, soft, per usare sempre termini inglesi, a quelle un po' più hard. Allora è chiaro che un primo tentativo può essere quello cercare una ricollocazione del personale, evidentemente, come dire, che va a sovrapporsi all'altro. In questo ci può aiutare sia dal punto di vista normativo
la regola codicistica del 2103 del codice civile italiano, che ci dà la possibilità da qualche anno di adibire anche i lavoratori a mansioni diverse e anche appartenenti sostanzialmente a un livello di inquadramento inferiore, purché alla medesima categoria legale. Quindi vuol dire che l'impiegato di secondo livello, per fare un esempio molto terra a terra del contratto collettivo terziario, può essere anche adibito alle mansioni proprie in declaratoria del terzo livello, quindi del livello inferiore, perché ovviamente si parli di mansioni impiegatizie. Ovviamente ciò deve essere coadiuvato, lo dice anche la norma civilistica, ma è il buon senso e l'efficienza dei processi che ce lo insegna innanzitutto, da una formazione ove necessaria, ovviamente. Quindi ci possono essere questi aspetti gestiti in maniera non traumatica, ma ovviamente molto più spesso accanto a questi percorsi bisogna immaginare anche invece dei percorsi, diciamo, di gestione dell'esubero, che non necessariamente si devono tradurre in un qualche cosa di conflittuale per cui si addiviene anche alla sede giudiziale, ma possono essere anche gestiti, diciamo, con una certa pace sociale. Ovviamente dipende molto in questo caso anche dai budget che si hanno. Ecco, quindi faccio un riferimento al budget, ma faccio anche un riferimento e un passo indietro alla prima parte della nostra chiacchierata, del nostro dialogo, cioè l'importanza anche della due diligence, anche in questo, perché capire se vi sono delle aree di sovrapposizione, capirlo in fase di due diligence, ci fa anche capire quanto polmone a livello economico bisogna stanziare per avere un budget idoneo a gestire questa situazione nel modo sostanzialmente meno traumatico possibile, quindi creando uno scivolo, un piano sociale per i lavoratori in esubero e assicurando così la pace sociale all'azienda e quindi un contenzioso inferiore se non addirittura nullo. Ecco quindi l'importanza anche della fase due diligence in questo senso. Tornando invece a noi, e c'è cioè la gestione dell'esubero, è chiaro che quello che viene, come dire, in luce è l'istituto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, detto in maniera tecnica, ora si dice anche per ragioni economiche o per ragioni organizzative, vero, vero. Sappiamo anche perché è tematica di grande attualità quanto questo sia un tema delicatissimo adesso, tanto che sono stati vietati, interdetti i Bloccati, certo. licenziamenti sino alla seconda parte di agosto, eccezione fatta per quella dei dirigenti, si sta anche discutendo di prorogare questa misura anche sino alla fine dell'anno. Quindi questo è un tema delicatissimo, soprattutto oggi ai tempi del coronavirus. Ed è un tema delicato soprattutto perché laddove l'esubero, come molto spesso avviene, coinvolga più lavoratori, quindi non si tratti del licenziamento di uno, due, tre, quattro lavoratori, quindi di un licenziamento individuale o plurimo, ma di un licenziamento collettivo, quindi di un licenziamento di almeno cinque lavoratori nell'arco di 120 giorni su ciascuna sede, ecco allora che è una procedura piuttosto complessa che comporta il dialogo con i sindacati e si torna a quello che si diceva prima, della relazione sindacale, perché con i sindacati si dovrà convenire, o comunque sarà opportuno convenire, quello che è i criteri, quelli che sono i criteri di licenziamento di questi lavoratori e quello che è il piano sociale a favore di questi lavoratori, di modo che si trovi l'accordo col sindacato, che di solito è prodromico, propedeutico, a trovare anche poi, diciamo, l'accordo con i singoli lavoratori licenziati e quindi sottoscrivere con questi un verbale di conciliazione, sì da evitare di andare a finire a discutere di fronte al giudice del lavoro. Questo è un punto fondamentale, quello della riorganizzazione, ed è tanto fondamentale e lo sarà sempre di più, soprattutto ai giorni d'oggi. Allora, per chiudere, abbiamo ancora, facciamo così, 200 secondi a Simone Brero, vediamo come te li gestisci. Scherzi a parte, tre variabili per chiudere l'argomento. Covid-19, che è stato già approfondito a lungo in questa nostra chiacchierata, ultimo Edgardo Ratti. Engagement delle persone e cultura aziendale, di cui avevi fatto peraltro, avevi accennato proprio in apertura. Mettiamo insieme queste tre variabili tendenzialmente considerate più soft in un processo di M&A, quindi engagement delle persone e cultura aziendale. Ma sì, bello chiudere con una bella parola in italiano che è cultura, no? Il tema del Covid ha
ulteriormente accentuato quello che è l'importanza della, noi la chiamiamo l'empatia anche nella nostra ricerca rispetto alle persone e al loro ingaggio, ancora qui engagement, ingaggio nella vita dell'azienda e in particolare in processi delicati che portano comunque dei momenti di stress e di pressione come quelli, taluni almeno, processi di M&A. E allora il tema culturale può essere molto ampio, ma qui intendiamo come facciamo le cose da noi, cosa diciamo quando parliamo insieme, come ci relazioniamo con i nostri colleghi. C'è sempre qualcosa che noi che viviamo nelle aziende possiamo dire, beh, questo potremmo averlo detto noi, o noi facciamo così. Ecco, questa è la cultura. Poi le dimensioni sono tante. Sono quelle più tecniche, di ambiente di lavoro, di come remuneriamo le persone, di come gestiamo le carriere, come prendiamo le decisioni, dicevo prima, come comunichiamo, quali sono i processi, com'è la struttura organizzativa, come i capi e i leader si esprimono, si pongono, gestiscono, fino ad arrivare alla famigerata vision o mission o purpose, che ha sempre più importanza in questo momento, soprattutto per le generazioni più giovani che vedono, al di là, diciamo, del profitto, quello che è la missione sociale di una società o comunque di un'azienda. Ecco, queste dimensioni sono straordinariamente importanti nella riuscita di un'integrazione. Allora, il playbook, la sceneggiatura di cui facevi riferimento prima, deve avere il suo bel capitolo sul tema culturale. Si può fare un audit della cultura aziendale anche prima del closing con degli strumenti. Ce ne sono tanti, Mercer ovviamente ne offre alcuni, si vanno a identificare delle dimensioni che sono da una cultura più individualista, collettivista, più tradizionale, innovativa, un po' schematiche, ma come dire, danno un'idea di quello che poi è il modo migliore per poi procedere all'integrazione. Una volta fatta questa analisi c'è proprio il tema di usare degli strumenti per creare dei messaggi, quelli giusti, con i tempi giusti, delle campagne, gli eventi, quindi tutto quello che fa parte della comunicazione in senso più stretto, ma anche la formazione, anche gli ambasciatori della cultura, no? È bello selezionare persone che la incorporano in maniera particolarmente energica e vivace e utilizzare queste persone in senso buono per costruire una cultura. Anche qui c'è un deal in cui non c'è così bisogno di fare integrazione perché le entità sono separate, c'è quello in cui si costruisce una terza cultura che va, no, al di sopra delle due esistenti. E chiudo dicendo che in questa tempesta, diciamo, come usare la tua espressione, l'HR non deve neanche dimenticarsi di se stessa, cioè come deve chiedersi quale sarà il modello di servizio proprio della funzione delle risorse umane nella realtà nuova, quali sono i servizi che faremo noi, quelli che faremo in outsourcing, quali saranno i ruoli, eccetera, eccetera. Selezionare le persone, costruire i team, perché poi il rischio è, come dire, ci siamo affannati molto e adesso dobbiamo far funzionare questa nuova azienda, oddio come facciamo. Non dimentichiamoci anche di noi stessi quando costruiamo e supportiamo l'azienda a un buon esito dell'operazione. Con l'augurio che questa nostra chiacchierata sia stata, come dire, interessante, utile per chi ci ha seguito e anche con ovviamente l'augurio e la speranza di ritrovare i nostri ospiti che oggi ci hanno aiutato ad iniziare la nostra settimana, la nostra HR TV Week con l'HR, il ruolo dell'HR nei processi di M&A. Io ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato a questo apripista. Ovviamente nei prossimi giorni avremo altri appuntamenti e vi invito a seguirli assieme a noi. Allora, grazie a Edgardo Ratti e Nicola Comelli, co-managing partner e associate di Littler Italia. Edgardo e Nicola, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. E un saluto e un ringraziamento anche a Simone Brero, Financial Service and M&A Leader di Mercer Italia. Simone, alla prossima. Grazie molto a tutti. Restate con noi, dopo il break pubblicitario torniamo a parlare di economia e di finanza con i mercati che non hanno ancora preso una direzione precisa. Preparate anche le vostre domande perché c'è Andrea Cartisano pronto a rispondere a tutte le vostre curiosità. E allora, breve break pubblicitario e poi di nuovo qui in diretta sulle fonti TV.